Ammontano a più di 2 tonnellate i rifiuti rimossi dalla vasta area a Paperino trasformata nel tempo in una maxi discarica a cielo aperto. Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui scarti edilizi, ferrosi, plastici, elettronici. Una quantità enorme che è stata rimossa da una delle persone finite sul registro degli indagati dopo il blitz dei carabinieri forestali di febbraio 2018 che portò al sequestro del terreno, sequestro poi convalidato dalla procura. In particolare lo sgombero dei rifiuti ha riguardato 2 particelle di terreno, entrambe riferibili alla stessa persona, che si è dovuta accollare le spese della bonifica che è stata eseguita sulla base di un'ordinanza emessa dal sindaco, che ha dato incarico ai carabinieri forestali di verificare il piano degli interventi e la modalità di svolgimento che la proprietà ha dovuto presentare prima di procedere. I militari sono stati sul posto perché la procura li ha poi indicati come i soggetti preposti a controllare in diretta la bonifica. Le operazioni proseguiranno fin quando tutta l'area sarà liberata e riportata al suo stato naturale, dopo essere diventata un deposito incontrollato di rifiuti di ogni sorta.